Silvio Berlusconi sembra voler rassicurare quanti hanno dimostrato preoccupazione per la vittoria della destra. Non c'è alcun pericolo autoritario o fascista, dice Berlusconi. Don Giuseppe Dossetti rompe il suo silenzio per lanciare un allarme. Non sono bastati gli anni 81, le cattive condizioni di salute con i ricoveri in ospedale, l'impegno al silenzio che ha segnato la sua vita di monaco, dopo essere stato fino alla fine degli anni 40 partigiano, protagonista della Costituente, politico di punta nella DC di De Gasperi. Giuseppe Dossetti ha scritto una lettera al sindaco di Bologna che lo aveva invitato alle celebrazioni del 25 aprile, lettera che si chiude con le parole «altrimenti sarebbe un autentico colpo di Stato». Cosa teme Dossetti? Una modificazione frettolosa e inconsulta del patto fondamentale del nostro popolo. Ma la situazione è tale, a suo giudizio, da suggerire che si formino in tutto il paese, a partire dalle frazioni più piccole, comitati impegnati nella difesa dei valori fondamentali espressi dalla nostra Costituzione. Cita il brano della Bibbia, Isaia 21. Recita, Isaia. Sentinella, quanto resta della notte? La sentinella risponde, viene il mattino e poi anche la notte. Se volete domandare, domandate, convertitevi, venite. Don Giuseppe cosa dice? La cosa principale è chiamare la notte notte. Il grande pericolo per lui qual è? È di rimescolare le carte. Più che di Seconda Repubblica si potrebbe profilarsi, penso io, una specie di primo triumvirato, il quale, verificandosi certe condizioni oggettive e attraverso una manipolazione mediatica dell'opinione, potrebbe evolversi in un principato, sia la trasformazione di una grande casa economico-finanziaria in signoria politica. In questo senso ho parlato di globalità del rifiuto cristiano e ritengo che non ci sia possibilità per le coscienze cristiane di nessuna trattativa.